Benvenuti in questo tutorial dedicato al topografo. Oggi vedremo in particolar modo il modulo per quanto riguarda la gestione dei profili e sezioni. Allora, prima di tutto, abbiamo quindi elaborato il nostro libretto, GPS e grazie a queste serie di punti topografici siamo riusciti a sviluppare quello che è il, modello digitale del terreno. Infatti, vedete, qui è stata definita, come già avevamo visto in un altro video tutorial, come poter generare quindi il contorno e quindi modellare quello che è il DTM. A questo punto, da questa informazione è possibile reperire quelle che sono appunto tutta una serie di informazioni legate ai profili e sezioni. Dal modulo P, sezioni, possiamo procedere a eseguire. Oltre che sezioni semplici e multiple, singole, quindi poter andare a creare una singola sezione, possiamo sviluppare quello che è un profilo. Dal profilo, infatti, possiamo andare quindi dal menu sezioni, disegna profilo, andiamo quindi a creare un layer specifico, eccolo qui, l'abbiamo creato, e disegnare il nostro profilo. Il nostro profilo lo possiamo disegnare a seconda appunto delle esigenze. Diciamo che vogliamo creare un profilo che parte, quindi il nome del profilo, profilo, ok, e iniziamo a creare un profilo che da questo punto attraversa tutto quello che è il mio modello digitale. Clicchiamo su fine, abbiamo creato correttamente quello che è il profilo della la linea di riferimento. Ora non ci resta che procedere alla creazione delle sezioni sul profilo. Ovviamente, una parentesi, posso generare quello che anche più profili di riferimento. Andiamo innanzitutto a cliccare su sezioni di profilo, inserisci sezioni sul profilo. Una volta che è inserito questa, selezioniamo quindi il profilo di riferimento. Ci propone quella che è la finestra di gestione. Innanzitutto andiamo a scegliere il nostro layer nel layer delle sezioni. Possiamo scegliere il passo delle sezioni, in questo caso facciamo ogni 5 metri. Larghezza di destra e di sinistra, diciamo che vogliamo appunto rappresentare una larghezza da destra e a sinistra di 60 metri, per un totale quindi di 120 metri. Nome di partenza della sezione, scegliamo il nome della sezione, quindi andiamo. Partiamo appunto da S1, sezione calcolata su modello a triangoli. Ovviamente possiamo scegliere se fare su curve di livello, punti sparsi, eccetera. Quindi scegliamo modello a triangoli perché abbiamo il nostro DTM. Fatto questo, clicchiamo su conferma. In automatico, vedete, mi ha generato tutto quello che è una serie di sezioni. Ovviamente potrei in qualche modo andare a, essendo un'entità CAD, potrei tranquillamente andarle ad eliminare tutte quelle sezioni che non rientrano appunto nella mia area. Ad esempio, questo possiamo chiuderlo. Posso andare a editare anche quella che è la polilinea del profilo, quindi posso cambiare quello che è la linea del profilo. Posso anche andare quindi a eliminare anche in questo lato tutte le sezioni che non mi servono, che non vanno, non ricadono all'interno dell'informazione che io voglio andare a rappresentare. Fatto questo, ovviamente io andrei a, sono andato ad eliminare quelle che sono le sezioni iniziali e ovviamente anche qualcuna della finale. Posso però procedere a rinominare le sezioni lungo il profilo. Quindi vado sul mio profilo, lo seleziono e in automatico nome, scelgo il nome di partenza, rimetto di nuovo S1 e tutte le sezioni mi vengono automaticamente generate. Adesso andiamo nella gestione del progetto. Eccole qui, sono state generate tutte le mie sezioni. Come vedete, cioè dalla sezione posso tranquillamente andarmi a sviluppare quello che è l'andamento delle mie singole sezioni e ovviamente andando qui in basso abbiamo anche il profilo che viene generato completamente dal nostro nel nostro grafico. Le parti finali ovviamente dalla sezione S72 e la sezione 1 c'è questo
chiusura che scende verso il basso, proprio dovuto al fatto che comunque lì non c'è informazione e quindi va a tagliare. Possiamo andare anche a mettere la modalità sezioni più planimetria, quindi planimetria più sezioni, in modo da evidenziare il punto. Vedete, questo è proprio il punto di aggancio dove appunto non c'è l'informazione, quindi perde quel, vedete? Questo qui è il punto di aggancio dove non ho l'informazione e quindi va verso il basso. Quindi in teoria potrei andare ulteriormente a prendere questa sezione e andarla a cambiare. Vedete? Mi ha tagliato questa sezione. Ovviamente andiamo a fare anche dall'altro lato. Quindi, come notate, vedete, questa è correttamente dinamica, una sezione, un profilo dinamico, quindi sono sezioni dinamiche. Vado a selezionare anche questo tipo, ecco la mia praticamente. Le mie sezioni generate sul profilo. Fatto questo, io posso poi procedere eventualmente a sviluppare una serie di progetti sulle sezioni. E innanzitutto potrei andare a inserire quindi dal menu sezioni progetti, quindi gestione dei progetti. Andiamo ovviamente nella vista delle mie del mio profilo, quindi andiamo automaticamente a selezionare il mio profilo, gestione progetti. Posso andare a creare un progetto livelletta. Livelletta, quindi in automatico vado a definire quello che è uno scavo terrapieno. Posso andare a selezionare quelle che è una serie di informazioni che voglio far visualizzare nel mio progetto, quindi vedete qui. Da opzione 1, opzione 10, qui c'è una leggenda dove mi va a definire quelle che informazioni, calcoli di quote di progetto, calcoli di quote rosse, calcoli di distanze progressive e calcolare stereo report e così via. In automatico mi viene generato un nuovo layer che si chiama progetto, dove io ovviamente posso andare a selezionare anche quello che è il colore, scegliamo lo giallo e a questo punto. Cosa posso fare? Posso procedere andando su Disegna polilinea di progetto e disegnare sulla mia polilinea, quindi sul mio profilo. In questo caso vado a generare quella che è la linea della mia livelletta. Ovviamente posso utilizzare normalmente quelli che sono gli snap, di ancoraggio e andare a generare quella che è la linea di progetto. In modo della mia livelletta. A questo punto, tasto destro, confermo, ho creato quindi anche quello che è il progetto della mia livelletta. Andando a vedere poi le sezioni, vediamo. Ok. Ho la possibilità di andare a scorrere, vedete? Eccola qui, la linea della livelletta su cui io poi posso andare a sviluppare quelli che sono tutti gli altri progetti. Quindi progetti di infrastruttura, per esempio se parliamo di un, non so, di un fondo stradale, eccetera, eccetera. Quindi posso andare ad arricchire quello che è l'informazione. Detto questo, ovviamente una volta che ho definito tutte le mie sezioni di riferimento, posso procedere a esportarle in gruppo e andarle quindi a inserire quelle che in grafica. Selezioniamo quindi il mio profilo, gruppo sezioni, dal menu sezioni, quindi gruppo sezioni, scelgo la visualizzazione della scala o posso scegliere anche il disegno di assegnazione, può essere anche una scala di disegno differente delle sezioni rispetto al mio disegno di progetto. Ma scegliere il fattore di moltiplicazione, scegliere il font, l'altezza, tutte quelle informazioni relative alle caratteristiche di rappresentazione grafica della sezione e poi posso scegliere quelle che sono dal gruppo di sezioni, dalla sezione iniziale a finale, ad esempio, e mettiamone qualcuno in meno così elaboriamo più velocemente, mettiamo quindi una ventina, ok, le prime 20, e procediamo quindi numero di sezioni per riga e confermiamo. In automatico io vado a inserire quello che è il mio gruppo sezione all'interno del progetto. Eccole qui, possiamo verificare quelle che sono la rappresentazione delle sezioni che ho disegnato e generato all'interno del mio progetto.
Il tutto ovviamente potrà essere tranquillamente poi esportato dal menu home in DXF DPG Out. Quindi tutto questo mio progetto lo posso generare tranquillamente.